non comment. Sei bambini a tutta scuola. Questa è Bosnia? Sì. L'effetto della guerra? Quel po' che si può. No, ma è tanto, No, non è niente, ma spero un buon viaggio, eh? Sì, grazie. State bene. Ciao. Auguri. Ma passiamo la fermata, ma cos'è? Padova? Sì. Bergamo. Ciao. Benvenuto. Hanno staccato questo vetro. Poi l'hanno messo di dietro, non l'hanno rotto. Poi hanno rubato lo stereo, tante altre cose. A Tuzla. Ah. Il quinto vetro rotto. Tamara? No, è importante chiamare l'autista. Vediamo, ho pagato. Quattro giorni fermi in dogana, insomma, tra andare e tornare. Potresti sdoganare tutto. Sì. Non ce n'è da scaricare, cosa ce n'è? Ah, non penso che sia molto. Cosa sono? La vuoi? Sì. Ciao. Quanti siete piccoli? 4? Sì. Allora, 4 più 1 5, ok? Sì. Opa. Ciao. Va bene, andiamo su che sono qua. Ti devo se sutra. Ci viene la crisi da. Saluto. Ciao. In pratica è dalla Valtotta che vengo. Ci entro normalmente di una volta all'anno via. Quindi sarà l'undicesima volta questo. Sono nata in Tuzla, quando qui seconda guerra, nata in guerra, 1942, in ottobre. Presto dopo guerra, mia madre separata da mio padre,
vivono soli, madre, madre lavora, cucina. Insomma, se tu vai in centro c'è delle belle cose, in vetrina trovi di tutto, della bella gente, e poi come da lontani un chilometro e due c'è la miseria più completa, le baracche, gente che vive senza finestre, al freddo. A mantenerli fino alla maggiore età. Sì, poi fino alla maggiore età ci si riesce in qualche modo, perché un po' con gli aiuti, il cibo, il vestire, ci sono dei bravi insegnanti, dei maestri. Quando è venuta guerra a nostra città, 1992, nostri figli andati in Italia. 20 giorni dopo, quando andati in Italia, telefona. Nato mio nipote Nicola in Feltre. Noi siamo molto felici perché è nato fuori. Not work for young people. Problems. Yeah. Troubles. Big problems. Yeah, troubles. I have 2 children, women, but not work. I work here. Koja je televizija? Koja? Šta treba? I'm refugee. Refugee. Yes, here. From? I'm from Zvornik. Marca Comad.
No. Tuzla? Da. And then Tuzla. Bok. Da. Yes. Time. Yeah, yeah. Are you Bosnian? Da. E voi da Moero, vai. Tipo a livello di tecnologia, telecomandi, sì, sì, cose, cassette. Sembriamo noi di 20 anni fa, via. Pagare un pasto, però non vengono accettate. E viene aperta la porta. I rom non lo vogliono. Che ne so se che ne cosa. Nostra casa. Bombardata. In vera. A pochi bambini, perché tutti serbi andati fuori. Oh partigiano, portami via, dimmi centro di voli. Stiamo arrivando a Mihajlovic, che è un campo profughi, alle porte di Tuzla. Ecco cosa ci si aspetta. Norvegesi. Norvegesi, ho un'intervista a Vilmo. Norvegesi. Per ottimizzare comunque gli spazi, perché qua bisogna stare dentro in tanti, poco spazio. Adesso votate! Poi la zona qua è minata intorno ancora. Da quanto tempo hai costruito questo campo? Appena finita la guerra. Ma molti di questi vivono adesso all'estero, fanno i lavori che gli italiani, norvegesi, olandesi non vogliono più fare. Quindi praticamente è mezzo vuoto. Sì, diciamo che è una fortuna che sia mezzo vuoto, però è una sconfitta perché questi che rimangono qua non possono tornare dove abitavano. Per via del fatto che adesso chi c'è qua? Dove abitavano loro adesso ci abitano i serbi. Questa è la scuola? È il campo profughi, sì, quella lì. E in tutti i campi profughi c'è violenza, quello grande che picchia quello piccolo, per un pallone, per una bambola, per... È un delirio, e qui tutti i pomeriggi si gioca. C'è violenza purtroppo. È dalle piccole cose che si vede la grande violenza. L'effetto della guerra. Zatuori! Vedi? Qui erano tutte case bombardate, vedi che ci sono tanti materiali diversi, no? Veramente pensavo che dopo 10 anni qualcosa cioè, potesse essere cambiato, ma invece c'è sempre il povero è sempre più povero e il medio diventa sempre più ricco. L'Italia è uno fra i paesi che nel mondo ha più affidi a distanza. Però questi qua
si lavano la coscienza mantenendo un bambino in Africa o in Sud America o in Brasile, in Bosnia, no? Però non fanno nulla, perché questi paesi si alzino un po' di livello finanziario e non abbiano bisogno di qualcuno che mantiene i propri figli. Io devo darti il grano così diventi contadino. Non che io tutti i giorni ti devo portare. Ah, oh. E questo la regione Emilia Romagna cos'è che ha fatto in questi anni? Secondo noi tantissimo. Si è impegnata appunto a farci fare questi viaggi e poi ha fatto anche dei progetti in Bosnia, ne ha fatti parecchi. Dove stiamo andando adesso hanno ucciso 11.000 persone in pochi giorni, violentato 7.000 donne e poi i campi minati qua a Uri. Il lavoro più diffuso in Bosnia è lavare con le lance e le auto. Preparati pure che fratello tra un po' siamo arrivati, tu devi fare la zoomata della tua vita. E ho sa tre bada rotte da pre vrapis ode dei di io ne ci sa i tu ne sa to predetto visto che la dei di godole dorna sa sove dei di pesche ode da scuola kako zimo al ja kaže mi ja ka učite dai pa baby io ci i maestro dice molto più molto aiuta Vilmo e quadri o tutto per scuola aiuta Vilmo. È molto molto grazie Vilmo. Questo va bene anche a Cosmo. Aladin. Ad Aladin. Beh, sono mettilo lì. Otprilike znaš li nam reći. Ajde kad dođe tvoj učitelj, on će nam pokazati. Leno sa. Ecco Visegrad. È arrivato finalmente. Sì, è stato un viaggio lungo, ma stupendo. Il violino. Cioccolata. Vuoi cioccolata? Hai visto cosa ho fatto? Gli altri bambini dove sono andati? Prego? Gli altri bambini? Ma no, non ha più! Sei bambini a tutta scuola. La buca che andava giù il furgone intero. Ci mettevate delle ore per arrivare? Tre ore, buone buone. La Tuzla? Ah sì? Sì, tre ore, passa. Qui manca una piccola macchina per scuola. Piccola, perché loro vanno sempre a piedi. Dai 3 ai 10 km a piedi per poter raggiungere la scuola. Non hanno altri mezzi che le loro gambe. Non so se hai notato quel bambino ieri che aveva pantaloni dal ginocchio in giù completamente bagnati. Perché devono girare in mezzo a quelle strade comunque di fango, perché non c'è neanche... L'asfalto non è fatto niente. Vabbè, neanche niente. This is room for us, young, teenager too. Per teenager? Yeah. Hey.
come li avete visti? Orgogliosi. Anche tu Marcello che è 10 anni io... che frequenti queste zone. Sì, molto orgogliosi, molto attenti. No, io li ho visti molto bene, veramente. Sono felici proprio. Lì, quelli più grandi sono bambini che prima erano piccoli, erano lì, e sono loro che continuano fino a che non arrivano ai 18 anni, che non sono obbligati a uscire, però durante il giorno vengono ad insegnare, ad aiutare i più piccoli. Tamara, vieni. Una donna in campo profughi in 2002. Guarda la faccia. Mamma mia, com'era su. Lo prepara per funerale. Sì. Questo che ti dico. Questo 11, tutti i mesi 11 luglio. 11 luglio? Tante, sì, tante moglie da Srebrenica in centro Tuzla, piazza adesso nuova. Sì, quella dove hai sì. Detto, quella dove prima era un parcheggio. Sì. Alle 12. A mezzogiorno? Mezzogiorno, sì. Ci ritrovano tutte lì. Sì. E guarda. Le manette, com'erano legate? Questi saranno due guanti. Come si dice? Guanto. Per operare l'intervento. E guarda. Mamma. Purtroppo sono in questo. Non comment. Se ne è abbastanza. Srebrenica, luglio 95, 8.372 morti. E qua ci sono seppelliti 8.000? No, ancora no. Ancora no. No, ancora no. Non solo. Quanti sono solo quelli che sono stati ritrovati? Sì, sì. C'è ancora da fare, sì. Sì.